Ciao ragazze e ciao ragazzi, sì, sono ancora sistemata in questo modo, ma ho un altro po' di tempo per poter registrare un altro video. Questo video è un video tag, si chiama Le borse della mia vita. L'ho trovato tanto tempo fa sul canale di J'adore le make-up. Giù nell'info box vi lascio ovviamente le domande, se volete ovviamente rispondere a questo video tag, e ovviamente il video di Gabriela e il suo canale, anche se suppongo la conosciate tutti, la conoscete, conosciate? Sapete di chi sto parlando? Qualche settimana fa stavo facendo il cambio di stagione delle borse, che è stato l'ultimo pezzo del mio interminabile cambio di stagione. Di solito quando non lavoravo lo facevo, diciamo, in un'intera giornata. Mi svegliavo molto presto la mattina, 2 volte all'anno, e smontavo tutto, cambiavo tutto, facevo il cambio di stagione e più o meno finivo intorno alle 8 di sera. Ora che sto lavorando, ho dovuto spacchettare il mio cambio di stagione in vari step, e quindi quello delle borse è stato l'ultimo. E mi sono ricordata di questo video tag che volevo fare già da un bel po' e ne ho approfittato. Iniziamo subito. Allora, abbini il colore della borsa con il colore delle scarpe e ci abbini anche i vestiti? Ma certo! Anzi, io faccio di peggio. Di solito il mio abbinamento colore parte dagli accessori, quindi scelgo che in quel giorno voglio mettere questi orecchini con questo anello, con questo orologio, con questa collana. Predomina il rosso ed ecco che vado a scegliere la borsa da abbinare con le scarpe da abbinare e ovviamente i vestiti, quindi sono abbastanza fissata tra virgolette. Cerco ovviamente di non fare un monocolore per quanto riguarda i vestiti, nel senso, se ho un top rosso non vado sicuramente a mettere un pantalone rosso, ma spezzo o con un jeans o con, oggi avevo un gonnellone beige, quindi cerco comunque di spezzare, però mi piace tanto abbinare. Allora, qual è la borsa di tutti i giorni? Ne hai una apposta per il lavoro, università, scuola? Allora, la borsa di tutti i giorni, sì, ce l'ho, ed è ovviamente diversa tra virgolette da quella che poi utilizzo quando vado a lavorare. Ora ve le mostro. Allora, la mia borsa da tutti i giorni è questa borsa gigante nera. Questa dovrebbe essere di Zara, me la regalò mia zia un po' di anni fa. Sì, Zara Basic. La utilizzo sia per andare al lavoro, ma anche per tutti i giorni se devo scendere. Ovviamente la evito la sera perché preferisco borse più piccoline. Invece, per il lavoro, il più delle volte mi piace portare le mie cartelle. Un attimo che ce l'ho qua sotto. La prima che adoro, che è questa, è la prima che ho comprato, è nera bella grande, ha sia i manici corti che quelli lunghi, ovviamente li tengo riposti all'interno, manico lungo, manico corto, è bella capiente e adoro le cartelle per andare a lavorare. Mi sono appassionata alle cartelle 4 anni fa, forse, dopo, no, durante, sì, 4 anni fa, però ho iniziato ad accumularle, diciamo, 3 anni fa. E questa è la prima che amo, la uso tantissimo. Questa molto simile ma molto più piccola in marrone, la adoro ancora di più per il manico e per tante tasche che ha. Sempre sullo stesso filone ma colorata e meno capiente con meno tasche. Questa ha anche un po' di fantasia, anche come le altre ha pure la tracolla. E una un pochino più di livello, questa è, diciamo che è una cartella, ma non proprio una cartella classica. Questa la comprai per la mia laurea magistrale, quindi è la borsa, diciamo, del lavoro occasione, se ho un colloquio, eccetera. Questa è molto bella, questa è in pelle, la uso raramente, però mi piace tantissimo, la tengo conservata per evitare che mi si rovini. E ora la butto a terra, ovviamente. Allora, quale borsa? Allora,
Quale borsa ti ha deluso? Allora, esempio costo alto ma pessima qualità. Allora, io di solito non spendo tantissimo per le borse, ma una borsa che mi ha deluso tantissimo, non ce l'ho più perché l'ho buttata, era una borsa Carpisa per andare a mare, a mare, non male, per andare a mare, quindi classica borsa in pagliarino, non so come si chiami, la comprai 3 anni fa, ai presaldi di luglio, pagata intorno alle 10 euro o 12 euro, non mi ricordo. Quindi feci tutto luglio, tutto agosto. Diciamo che a inizio settembre già iniziavo a vedere i primi cedimenti della paglia. Però dissi, vabbè, tanto ora finisce l'estate, la conservo, la tiro fuori l'anno prossimo, la utilizzerò anche l'anno prossimo. L'anno dopo iniziai ad andare a mare prima rispetto al normale, quindi verso giugno. Feci qualche settimana, una settimana, 2 settimane a giugno. A metà luglio, quindi praticamente dopo un mese, completamente sfasciata. Io praticamente questa borsa l'ho utilizzata l'anno in cui l'ho comprata, metà luglio, tutto agosto, diciamo. E l'anno successivo un altro mese, 10 euro buttate. Avevo già acquistato altre borse di Carpisa, eppure avevano fatto una brutta fine, quindi non acquisterò mai più borse di Carpisa. Quale borsa scegli per una serata al pub? Allora, se dico pub, io dico vabbè, serata classica mia, perché di solito noi andiamo di solito in un locale di amici e scelgo per la maggiore questa borsa nera di Bata. Mi è stata regalata dal mio fidanzato 3 anni fa più o meno, molto capiente, però piccolina, si porta a mano oppure c'ha la tracolla. Di solito la tracolla la metto raramente. Mi piace perché ha questi dettagli laccati ed è veramente molto capiente, però rimane piccolina e discreta. Quale borsa hai voluto per lungo tempo e alla fine hai acquistato? Non mi sono mai fissata su una borsa in particolare e ho fatto lagna finché non l'ho ricevuta, quindi questa domanda non mi riguarda. Qual è la borsa più brutta che hai? Ce l'ho. Allora, per gli standard tutti la odiano, tutti la schifano, a tutti non piace. Pure un'altra borsa di Carpisa, ma questa qua è un pochino più resistente, anche se la utilizzo di meno. Quindi per gli altri è bruttissima, ma io la adoro. E questa borsa in finta pellicciotto tipo capretta o qualcosa del genere. Io la chiamo la borsa tipo di, non so, degli indiani o di Xina o ancora del cavernicolo. È una borsa di Carpisa, come stavo dicendo, con un manico relativamente comodo da portare a spalla. Cerniera non è molto capiente, veramente ci entrano pochissime cose. Tutti mi dicono che è brutta, tutti la odiano, ma io la adoro. La adoro per un motivo ben preciso. Mi ricorda il pelo di Meghina mia quando lo facevamo corto, corto, corto. E si sporca anche come si sporcava Meghina mia. Perciò la adoro e continuo a metterla. Di solito la metto pochissime volte all'anno, in inverno soprattutto, ma mi è capitato anche di metterla in estate. Una volta l'anno scorso forse la misi per andare al lavoro, perché poi dovevo scendere un sabato sera. Avevo messo un top beige che mi ricordava comunque il tessuto indiano, un tessuto indiano, quindi decisi di metterla. E le mie colleghe mi dissero: "Ma che cosa hai come borsa?" E io dissi: "La borsa che ha il pelo come la mia piccolina, che non c'è più." Vabbè, sorvoliamo. Allora, poche borse ma buone o molte borse ma di qualunque qualità? Io sono per quello che mi piace acquisto, nel senso che non faccio una collezione, non ho una collezione smisurata di borse, anche se ne ho tantissime. Mi piace variare tanto. Io svuoto sempre, ad esempio, la mia borsa e ho qua sulla scrivania il mio svuotaborse e cambio quasi giornalmente, anche più volte al giorno, la mia borsa. Non ne ho una per tutta la stagione, no, ne ho veramente tantissime.
e quindi mi piace variare molto, quindi direi più la multe borse, ma di qualunque qualità. Consigli una borsa con la tracolla per fare shopping, fare la spesa senza impicci? Ovvio, ma anche una con una tracolla, non di quelle da mettere proprio a tracolla, ma a spalla. Basta che non sono molto pesanti, quindi non c'è tanta roba dentro, si va tranquilli. Qual è la borsa con colore più acceso? Ne ho due, sono due, diciamo, dello stesso colore. Uno è uno zaino di Decathlon e un'ennesima cartellina molto piccola presa all'OVS. Hanno praticamente lo stesso colore ed è probabilmente l'accessorio con il colore più intenso e più accecante che ho nella mia collezione. Decima domanda, qual è la borsa dei tuoi sogni, ma che non hai ancora acquistato? Da qualche anno a questa parte mi è venuta la voglia di acquistare, ma per il momento è fuori discussione, una Chanel vintage. Non so bene, non mi sono ancora informata su quale modello mi piacerebbe avere, però una Chanel come anche una media grandezza sfruttabile sia di giorno che di sera mi piacerebbe averla. La prima borsa che ti sei comprata, chi se la ricorda? Forse uno di quegli zainetti piccoli che si portavano negli anni 90 con quella specie di scimpanzé, non mi ricordo neanche come si chiamavano. C'era questo scimmiotto appeso che aveva il pollice tipo like, glielo potevi mettere tipo ciucciotto, oppure l'altra mano aveva un ok, quindi incastrava il pollice nell'altra mano, ma non mi ricordo come si chiamavano. Quella forse è stata la mia prima borsa, sì. La borsa più vecchia che hai? Questa borsa mi fu regalata da mia cugina diversi anni fa. È questa borsa della Nike, vecchissima, nera e dorata, che utilizzo per andare a fare sport. Io ho sia il borsone della pallavolo e poi ovviamente questa piccola borsa dove metto all'interno cellulare, portafoglio, documenti, eccetera, che tengo a vista, non la lascio nello spogliatoio. Questa è quella più vecchia, è la mia borsa più vecchia, è tutta rovinata. Ma non la butto via perché è comoda per andare in palestra, poi sporti, non ne ho altri sporti, poi è un ricordo molto affettivo della mia cugina, quindi non la butterò mai, mi perde pezzi ovunque, ma non mi importa. Ok, domande finite. Io spero che questo video vi abbia fatto compagnia, vi sia piaciuto. Ovviamente, come vi dicevo, giù nell'info box vi lascio tutte le domande. Se vi va, magari ditemi qual è la borsa dei vostri sogni che prima o poi vi dovete accaparrare. Io l'ho detto, una scendellina. Prima o poi mi compro una scendellina. Ok, io ho finito, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!